Ci siamo occupati diverse volte di potatura, ma non lo abbiamo mai fatto per quanto riguarda il ciliegio. Questo perché il ciliegio, questa pianta, mal sopporta i tagli di potatura, soprattutto i tagli di un certo spessore. Quindi il consiglio è quello di allevare una pianta con la caratteristica forma a vaso ed eventualmente eseguire dei tagli di potatura quando la pianta è in giovane età. Quando la pianta diventa adulta e noi ci troviamo di fronte a dei tagli di uno spessore che supera i 7-8 cm, allora a quel punto noi dobbiamo essere molto cauti perché quel taglio potrebbe essere deleterio per la pianta. Così come possiamo vedere in queste immagini, notiamo che la pianta è seccata completamente proprio in seguito a dei tagli di un certo spessore. In alternativa alla potatura che noi possiamo eseguire quando la piantina è in giovane età, possiamo ricorrere ad altri accorgimenti, come per esempio quella di divaricare le branche principali con dei tiranti, cioè con delle catenarie che noi leghiamo alla branca principale e dall'altro lato la fissiamo a un picchetto oppure a un altro albero, un altro un palo tutore che si trova nelle vicinanze. Intanto ci dotiamo di piccoli straccetti come questo che noi avvolgiamo intorno al ramo su cui eseguiremo la legatura. Ci dotiamo di uno spago di questo tipo e leghiamo lo spago sulla branca protetta da questo straccetto. Ricordiamoci di non eseguire una legatura troppo stretta perché il ramo, la branca, durante la stagione vegetativa si ingrosserà e quindi se noi facciamo un legaccio troppo stretto rischieremo di strozzarla. Dopodiché, quando ci rendiamo conto che è ben fissata, l'altra estremità dello spago la leghiamo, in questo caso approfittiamo di questo palo tutore del filare della vigna e iniziamo a esercitare una certa trazione fino a quando ci rendiamo conto che la branca sopporta la divaricazione. Dopodiché la leghiamo saldamente al palo tutore . Questa operazione noi la possiamo anche ripetere fra qualche settimana. Noi possiamo in questo caso sciogliere nuovamente questa legatura qui e divaricarla ulteriormente, perché se la divarichiamo tutta in un'unica volta rischiamo appunto che si danneggi, che si possa scosciare. Quindi noi la lasciamo in maniera tale che la possiamo divaricare in maniera più aperta in un secondo momento. Quando non abbiamo la possibilità di sfruttare, di utilizzare un palo tutore o un altro albero che si trova nelle vicinanze, noi ci dotiamo di un picchetto di legno, un semplice picchetto, che fissiamo a terra. In che maniera lo fissiamo? Lo fissiamo ortogonalmente all'altra legatura, in maniera tale che avremo un'apertura delle due branche lineare. Quando lo fissiamo, lo ingliniamo in maniera tale che quando lo infilziamo nel terreno ha più forza. A questo punto ci dotiamo nuovamente di uno straccetto da avvolgere intorno alla branca dove ci sarà la legatura e utilizzando nuovamente lo spago leghiamo la seconda branca sempre con le stesse modalità, ossia
facciamo una legatura non troppo stretta. Dopodiché prendiamo lo spago e incliniamo fino al punto desiderato. Anche in questo caso, fra qualche settimana, noi possiamo eventualmente pensare di divaricarla ulteriormente. A questo punto rimangono altre due branche, che sono questa e quest'altra, che in realtà questa è già abbastanza aperta. Per quanto riguarda questa terza branca, noi la fissiamo con le stesse modalità di quella precedente, fissiamo il picchetto per terra, prendiamo lo straccetto . Come vedete, in questo caso la branca è più giovane e si divarica con molta più facilità. Per allargare la quarta branca io mi servo di un divaricatore diverso. Prendo una di queste canne, eseguo un incavo prendo in qualche maniera le misure ed eseguo un secondo incavo. Con l'aiuto sempre degli straccetti ne posiziono uno sulla prima branca. Poggio il divaricatore, prendo il secondo straccetto, lo posiziono sul punto di ancoraggio della seconda branca e inizio a divaricare. E come vedete la branca rimane aperta grazie appunto a questo divaricatore che abbiamo ricavato in maniera molto semplice. Naturalmente non sempre è possibile eseguire queste operazioni di divaricazione, specialmente quando ci troviamo di fronte a una pianta adulta, la vediamo piuttosto rinsecchita, allora noi a quel punto dobbiamo fare degli interventi di potatura. Però ricordiamoci di eseguire dei tagli non troppo spessi. Fino a quando troviamo un ramo di queste dimensioni su una pianta adulta, noi possiamo ancora tagliarlo, ma se supera questa dimensione di 4-5 cm di spessore, facciamo attenzione, perché appunto il ciliegio è una pianta molto molto delicata che mal sopporta i tagli di potatura. Questi piccoli interventi di potatura noi li possiamo eseguire sia nei mesi estivi, subito dopo la raccolta, per esempio nel mese di luglio, quando la pianta è in vegetazione e quindi ha più facilità a destinare le proprie sostanze nutritive per rimarginare la ferita, oppure prima del risveglio vegetativo, quando la pianta con la nuova stagione vegetativa potrà dedicare nuovamente delle sostanze di riserva per rimarginare la ferita. Bene, per quanto riguarda la sistemazione di questa piantina di ciliegio senza ricorrere a dei tagli di potatura, io direi che per ora è tutto. Come al solito, vi do appuntamento al prossimo video e un saluto a tutti voi.